Ciao, volevo parlare in questo video del gaslighting, una forma di manipolazione affettiva. È una forma di manipolazione affettiva che tende, diciamo, ad indebolire la stabilità mentale dell'altra persona, a far sì che l'altra persona, da un certo punto di vista, si consideri stabile, si consideri instabile, pazza addirittura. E come si effettua questo? Ma si effettua, diciamo, come tutte le manipolazioni, all'inizio con una sorta di love bombing, di attenzioni, di essere presente, di fingersi innamorati, di fingersi, diciamo, molto attenti, e per poi passare successivamente a chiudersi nel silenzio, facendo intendere che l'altra persona ha commesso qualche sbaglio, ha commesso qualcosa per cui tu, che sei buono, ti sei chiuso nel silenzio e non hai dato seguito a questo, ma inizia a diventare sfuggente. Mettendo dei piccoli indizi su errori fatti dall'altra persona, in modo tale che l'altra persona piano piano inizia a credere che il suo comportamento è un comportamento sbagliato, che non è un comportamento giusto, che forse non sta facendo le cose giuste, e poi continuare a instillare dei dubbi, che ad esempio magari si dimentica delle cose, che ti ha detto una cosa che ne so, aveva preso un impegno con te e non lo sta mantenendo, mettere qualche piccolo dubbio in modo tale che l'altra persona, se ovviamente ha una predisposizione, ad esempio teme ad esempio l'abbandono, teme di sentirsi inadeguata, piano piano, diciamo, perde la stima in se stesso, perde la fiducia in se stesso, crede di perdere colpi, crede di non essere adeguata, e in questo modo diventa sempre più dipendente da chi effettua la manipolazione. È ovvio che è una manipolazione sottile, raffinata, bisogna essere in grado di metterla in atto e avere molto sangue freddo, quindi i narcisisti riescono, gli istrionici riescono a farlo abbastanza facilmente proprio perché riescono a mantenere un distacco emotivo. E quindi non entrano in empatia con l'altra persona e ragionano in modo lucido, perché ragionare in modo lucido nella seduzione è fondamentale. Se uno è nella manipolazione ancora di più, se uno si lascia prendere dall'emozione non riuscirà mai né a coinvolgere né a manipolare nessuno. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!